Caterina Sofici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare del suo nuovo romanzo, Quello che possiedi, pubblicato da Feltrinelli. E leggo nel risvolto di copertina che Caterina Sofici vive tra Londra e un paese sulle Alpi della Valle d'Aosta, ha un marito, due figli e un cane, editorialista del quotidiano La Stampa, collabora con Tutto Libri e Vanity Fair, per Feltrinelli ha pubblicato nel 2010 Ma le donne no, seguito poi nel 2014 da Italia Yes, Italia No, e quindi il romanzo Nessuno può fermarmi. Crede nel potere delle parole di cambiare il mondo e per questo tiene corsi di scrittura al Ministry of Stories, il laboratorio di East London per bambini e ragazzi di ambienti svantaggiati, dove si lavora sulla creatività, il racconto e la memoria. Allora, Caterina Sofici, cominciamo a capire qual è la liaison tra Londra caotica e via andare e la tranquillissima realtà del paese sulle Alpi in Valle d'Aosta. Allora, intanto grazie mille per tutta questa presentazione, che detto così sembra una cosa bellissima, no? In verità poi la vita di uno scrittore è stare chiusi davanti a un computer tutto il tempo, per cui che uno stia in un posto in un altro. Mi diceva, chiedo scusa dell'interruzione, mi diceva una nota traduttrice a proposito di stare lì chiusi in una stanza col computer da mattina a sera, e lei molto, molto simpaticamente ci diceva: eh sì, voi pensate che noi scrittori, noi traduttori siamo sempre di qua e di là perché vedete magari i calendari delle presentazioni, ma noi stiamo sempre chiusi in casa. E mi ha fatto sorridere questa cosa quando la signora mi diceva: e io ho anche problemi di peso a causa di questo. No, io spero che i problemi di peso, cerco di uscire e camminare, questo sì, cammino tanto. Il mio sfogo era nuotare quando stavo qui a Londra, ma purtroppo con questa pandemia ormai sono un anno e mezzo che non nuoto. Comunque, non voglio entrare in questioni fisiche, stiamo parlando certamente di altre cose, ma è divertente questa cosa, infatti, di dividersi tra Londra, perché ci siamo spostati qua. Io intendo la mia famiglia, appunto, come dico, vivo con un marito, due figli e il cane, e ci siamo spostati a Londra. Siamo figli della crisi del 2008-2009 e quindi siamo venuti qua per lavoro di mio marito, io ho deciso di seguire, i ragazzi sono venuti con noi, devo dire che sarà stato un trasferimento anche abbastanza proficuo, loro adesso hanno fatto le scuole qui, sono bilingui, è stata una cosa, e poi è bello anche cambiare, sai, la possibilità, è stato duro all'inizio soprattutto per me, ho dovuto reinventare tutto, ma insomma è così. E questo fatto del paesino della Val d'Aosta, in effetti questa è avevamo un piccolo una piccola, non so neanche se si può definire baita, perché là si chiamano Rascar in Val d'Aosta, sono queste case che erano le case dei pastori Walter, che costruivano queste case di legno, di pietra, per come ricoveri, no? per Marte negli alpeggi, e abbiamo preso questa cosa, abbiamo un po' rimessa a posto. È in un posto veramente isolato, cioè non si arriva d'inverno, non si arriva neanche con la macchina. Quando nevica, la macchina va lasciata al paesino sotto e si lascia lì e si va su a piedi. E quindi entri in una dimensione completamente surreale venendo da Londra, no? Dove Londra nell'ora di punta, ora non parlo della pandemia ma parlo normale, la Londra ci sono questi flussi di persone, questa energia che continua, in movimento continuo, e quindi probabilmente avevamo bisogno anche di trovarci un posto così dove ti puoi stare lì 15 giorni chiuso, poi non ci sta chiuso in casa ovviamente in un posto del genere in Val d'Aosta, ma vai a camminare, vai a fare grandi passeggiate, grandi cose. E noi poi abbiamo fatto in verità l'ultimo anno molto in questo paesino, perché essendo venuti in Italia per questioni a trovare famiglia, insomma, così poi siamo bloccati perché non si poteva più tornare in Inghilterra perché abbiamo chiuso tutto, i voli sono stati rimandati, cancellati, quindi abbiamo detto vabbè, facciamo di necessità virtù. È stata una cosa molto bella in verità, perché abbiamo vissuto questi mesi
in questo posto che stavo descrivendo, dove davanti c'è soltanto l'estate, c'è un grandi prati, le mucche e poi il ghiacciaio, d'inverno neve, neve, neve intorno, in cui ho spalato più neve quest'inverno di uno spalatore, però è stato, e per fortuna avevamo messo una piccola paraboletta che prende satellite, questo si chiamano Eolo, no? Questo che tu con pochissimo, costano pochissimo, con questo segnale tu si poteva lavorare, tutti i ragazzi facevano lezione in streaming, la famosa DAD, io ho lavorato, insomma, quindi è stata un'esperienza di natura e di isolamento ancora più forte probabilmente di un lockdown fatto in città, però credo anche meno angoscioso, ecco. Sicuramente molto meno angoscioso, e intanto quello che possiedi è il romanzo, un'atmosfera molto diversa, ovviamente, quella che andremo a raccontare nel romanzo pubblicato da Feltrinelli. Ma Caterina Sofi, ci possiamo cominciare, per così dire, a respirare l'aria di questo romanzo partendo da queste immagini di copertina? Questa immagine di copertina è veramente una bellissima copertina. Io cioè quando l'ho vista ho detto, vai, questa è proprio l'immagine sua. Questa è Nuque Aimée, è un'attrice francese Bellissima. vabbè, bellissima, e sta proprio questa idea degli anni 60, perché lei è seduta in una macchina, e quindi questa era l'immagine, perché il romanzo è ambientato a Firenze, non negli anni 60, è ambientato ai giorni nostri, però siccome la protagonista è una signora di 80 anni, una delle due protagoniste, diciamo la madre, è una signora di 80 anni, questa signora fa parecchi flashback con la sua memoria, insomma ti racconta la sua giovinezza che è ambientata in quegli anni, e quindi questa donna era una delle prime donne a Firenze ad avere una macchina, aveva una macchina bellissima, questa Lancia Aurelia, che io ho preso questo modello perché è lo stesso modello del sorpasso nel film con Gassman. E quindi era proprio l'immagine di quegli anni lì, che la macchina in quegli anni dava l'idea di libertà, di fuga, di possibilità di andare, no? E poi Di alla scoprire, base di... di questa, alla base della portiera, vicino ai piedi di Anouk Aimée, c'è anche il marchio di Cooper & Co., un marchio storico inglese per quanto riguarda le automobili. Ma questa fotografia è stata realizzata da Yves Arnold. Leggo nel risvolto di copertina. Yves Arnold, se non ricordo male, è stata la prima donna fotografa a essere protagonista e presente nella famosa scuderia Magnum Photo, quindi è È vero, sicuramente è vero, una è vero. foto di straordinaria autorevolezza. Ma adesso, con il lusso di questa fotografia, riflettiamo sul lusso di questa storia. Andiamo a incontrare questa storia, che è anche una storia di fuga. Clotilde, Brunori Princi, quindi qui abbiamo già un'idea attraverso questi nomi di eleganza. E questa donna ha una sua giovinezza, 82 anni, e questo suo protagonismo si muove attraverso le pagine di questo romanzo e fa muovere anche molti altri, perché arriva una mattina primo autunno, se non ricordo male, questa donna, Clotilde, non si fa più vedere, sparisce da quella bellissima villa sulle colline di Firenze, e qui si deve costruire o ricostruire un passato, e si deve fare i conti con la fuga di qualcuno o con la sparizione di qualcuno, senza rivelare più di tanto di questo romanzo. Però la parola fuga porta con sé un dolore, porta con sé un mistero e domande, e queste domande pongono tutti quanti, nonostante la potenza della ricchezza, diciamocelo pure, ma nello stesso tempo la fragilità estrema che contrasta con questa ricchezza, Caterina Soffici. È proprio questo il punto al cuore del, è proprio questo il punto al cuore del romanzo, uno dei vari punti, diciamo, perché si possono avere tanti livelli di lettura e tante sfaccettature, secondo me. Comunque questa è proprio una cosa giustissima che hai detto, perché
io ho voluto prendere proprio una Firenze che è una Firenze abbastanza poco raccontata. È la Firenze di queste ville, appunto, da come si vede dal nome della protagonista, è la Firenze dei ricchi, è la Firenze che vive nascosta dal turismo. Il turismo quella Firenze non la vede, quindi può intuire che c'è una bellezza pazzesca dietro certe cancellate, quando vedi quelle fotografie in cui vedi Fiesole, vedi le colline intorno a Firenze, queste ville secolari, questa casa è una casa di 5.000 metri quadri, sono cose che sembrano quasi da film, no? E poi ti immagini, chissà come sono fortunati quelli che ci stanno, chissà che cos'è che c'è lì dentro. E invece, come sempre, la realtà è molto diversa da come uno se la immagina. E io ho voluto raccontare proprio questo mondo di privilegio, questo mondo di ricchezza, questo mondo di agi, un po'. Ne parlavo ieri con una persona che mi ha fatto notare una cosa che, oltre ad aver fatto piacere, ma mi ha fatto pensare. Dice: questo romanzo racconta, l'ha appena finito, e mi ha detto: guarda, questo romanzo ricorda un po' gli ambienti del Grande Gatsby, no? In cui uno racconta l'anima nera di certi ricchi, di una certa borghesia, di una certa aristocrazia, svelandola senza renderla troppo macchiettistica, perché poi se no perde l'efficacia del ritratto. E io ho preso proprio di proposito questo ambiente, perché uno è un ambiente molto poco raccontato e quindi era un po' una tela bianca dove potevo dipingere tranquillamente, nel senso che hai la possibilità di andare a descrivere delle cose che un lettore non ha letto già 100 volte. E poi mi interessava molto anche capire che cosa si nasconde nelle famiglie, anche nelle famiglie che uno pensa che non hanno dei soverchi problemi, invece nelle famiglie ci sono sempre dei segreti, dei malintesi, dei non detti. È molto un libro sul silenzio, sul non detto, è molto un libro su quello che si perde parlando, no? Infatti anche questo titolo, Quello che possiedi, alla fine ti possiede, che è una citazione da Fight Club, ovviamente qualcuno avrà visto il film, Il anzi, film. molti avranno visto, pochi avranno letto il libro, molti avranno visto il film, ma insomma il concetto è proprio quello, molte volte le cose che ti possiedono ti imbabbiano, perché ti escludono la possibilità di vedere oltre. Nel caso della villa, la villa è talmente bella che per la paura di perdere questa villa, di perdere quel privilegio, la comodità e gli agi di quella vita, la vecchia contessa accetta delle cose e subisce delle cose, e la figlia deve capire se per lei il prezzo da pagare sarà anche per lei quello, oppure se lei può riscattare questa cosa, se anche lei verrà risucchiata da quello che possiede o no. Cioè, quindi poi c'è anche questo rapporto tra la madre e la figlia. Insomma, non voglio parlare troppo, chiedimi che cosa ti interessa di più di sapere di questo. Certo, perché non svegliamo più di tanto, ovvero andiamo per Sì, suggestioni, certamente. come sempre, nelle nostre conversazioni qui nel posto delle parole. Però è vero, poco fa abbiamo sentito di questi di queste situazioni, e non solo situazioni, anche le persone che sono un po' sfuggenti agli altri, a se stesse, in primis Ferdinando, per esempio, no? Che per così dire gli va bene sempre tutto, ancora una volta o dopo l'altra, sempre così, ecco. E stanno, la maggior parte di queste persone stanno in uno iato, e in quello iato probabilmente forse si trovano bene fino a un certo punto. Però tra il dire e il non dire c'è uno spazio e loro stanno lì in attesa, in un'attesa sospesa, ma presto o tardi dovranno fare i conti. Dovranno cercare una strada per trovare, possiamo dire, una soluzione, anche se una soluzione forse è la parola sbagliata, ma in ogni modo almeno fare i conti con se stessi, Caterina Sofici.
esempio, la parola giusta qui è loiato, perché c'è un senso di sospensione in tutto il romanzo, dall'inizio, in cui appunto dal momento della scomparsa di questa donna, uno dice perché, dove è andata, perché a 80 anni questa sparisce. E poi piano piano è come una spirale che piano piano si scoprono e si rivela tante cose di questa famiglia, si rivelano tante cose della vita di questa signora, si rivela questa voglia e questa volontà appunto, questo tra il detto e il non detto, tra il fatto e il non fatto. Questa donna, in verità, non ha mai vissuto come avrebbe voluto vivere, quindi o comunque ha vissuto una vita a metà perché non è mai voluta andare in fondo alle cose. E certo erano anche altri tempi, perché negli anni 60 le donne facevano anche altre vite, però non tutte, perché anzi nel momento in cui lei si rinchiude nella villa e si rinchiude nel suo mondo, fuori succede tutt'altro. Quindi fuori c'è la contestazione, c'è il 68, c'è un altro modello di donna che si ribella totalmente a questo fatto di dover essere chiusi in casa, chiusi nel ruolo di madre, nel ruolo di moglie, nel ruolo. Una delle cose che queste famiglie fanno sono i matrimoni. Cioè, il matrimonio era, in tante società ancora lo è, il punto di svolta delle vite delle donne. Quindi l'importante era che questa donna, anche così bella, così particolare, così strana, perché comunque era una donna molto affascinante e molto bella, quindi anche schiava un po' della sua bellezza, anche questa donna si deve sposare. Cioè, la preoccupazione non è perché è così strana, perché prende questa macchina e se ne va, lei in questa fuga dell'inizio del libro si scoprirà poi piano piano che ne aveva già fatte altre di queste fughe, questi tentativi di fuga, perché poi tornava sempre indietro. E allora dice: ma perché? Perché non l'ha fatto? Perché lei era schiava di certi schemi, di un certo modello sociale, e io punto anche molto sulla bellezza, perché queste qui, le donne ancora anche oggi, credo che comunque la bellezza sia molto spesso una gabbia per le donne. Il corpo è sempre un problema, e qui non si parla soltanto del corpo, ma io a un certo punto scrivo proprio: troppa bellezza uccide i luoghi e anche chi li abita, che è un po' una metafora, ovviamente, della vita di questa donna, di Clotilde, e anche una metafora riferita a Firenze, perché Firenze è schiava della propria bellezza. È una città che vive di bellezza senza essersi dovuta conquistare niente, perché il turismo, che è la fonte primaria di sostentamento di Firenze, viene a Firenze senza bisogno che tu faccia niente, e quindi rischia pure di distruggerla, no? E quindi c'è anche questa doppia lettura, se uno la vuol vedere. E a proposito di distruzione, Caterina Sofici, qui nel corso di questo romanzo si incontrano anche parole difficili, parole di orrore, ma qui ci fermiamo perché anche dall'orrore, da queste paure, bisogna in un certo modo salvarsi. E qui il verbo salvare è un verbo importante. Sto cercando adesso la sottolineatura tra le tante. Eccola qua. Salvarsi. Salvare le apparenze. Fare in modo che la gente non sappia qualcosa che danneggerebbe la propria rispettabilità. Salvarsi. Salvare la faccia. Uscire con tutta la dignità possibile da una situazione imbarazzante. E qui la coniugazione di questo verbo è molto difficile, Caterina Soffici. Sì, questo qua è proprio è difficile, come spesso succede, le parole non hanno un unico significato, no?
Le parole vanno interpretate, le parole sono pesanti proprio perché non tutte le parole possono essere usate nella stessa maniera. E qui lei, questa ragazza, questa è una scena in cui lei si rende conto che per salvarsi, che lei non si potrà salvare da sola, lei non ce la potrà fare da sola a uscire da questa situazione. E quindi usare il termine salvarsi per uscire dalla situazione sarebbe un'azione, cioè sarebbe l'interpretare questa parola in un senso di azione. Invece lei non lo farà. Ora non voglio svelare, non si può svelare troppo della trama perché ovviamente abbiamo detto di non dirlo, però per lei invece salvarsi diventa la cosa opposta a quello che sarebbe la salvazione. Quindi è il salvare le apparenze. E il salvare la faccia, no? Quindi preferisce salvare l'apparenza e non salvare se stessa, ecco. Che però è lo stesso termine, è la stessa parola che tu puoi declinare in una maniera o nell'altra maniera. Io trovo Quindi che a una volte. giusta, visto che siamo nel posto delle parole, è proprio giusto anche tante volte soffermarsi sul significato delle parole, no? La stessa parola puoi declinarla e usarla in maniere diverse. Succedono a volte, leggendo i libri, delle cose molto particolari, cose piccole, delle coincidenze. Questo libro me lo sono portato in viaggio e sono passato prima di arrivare. Dove ero diretto, sono passato e ho visto dei segnali stradali e a un certo punto leggo Montignoso. Dico, che strano nome. La sera stessa mi ritrovo Montignoso in questo romanzo. Io credo che siano delle bellissime coincidenze. Nel mio viaggio verso Forte dei Marmi, Certo. trovarmi questa indicazione stradale è stata come per dire un'indicazione verso quello che possiedi, Caterina Soffici. Beh, questa è una bella coincidenza, sì. Montignoso in effetti è anche un paesino molto piccolo, non so perché mi è venuto in mente. Io ho passato una parte della mia infanzia, come tanti fiorentini, io sono nata a Firenze, cresciuta, poi ho lasciato Firenze quando avevo 20 anni, per cui sono tanti anni che non vivo più lì e ci torno spesso perché mia madre ha ancora una casa lì, sono andata a trovarla. Però erano gli anni in cui i fiorentini andavano in vacanza in Versilia, no? Era una Versilia completamente diversa da quella che ora, ora è la Versilia dei ricchi, dei russi. Piena di sono tutti i negozi, tutte le firme, le grandi firme nel centro. Invece la Versilia che mi ricordo io da bambina era la Versilia, quella che un po' descrivo nel libro, no? In cui si strisciava sotto le cabine, si giocava con le biglie le biglie sulla sabbia, c'era la pista, quella credo che ci sia ancora, la pista dei cavallini nella piazza del Forte dei Marmi, insomma, si andava in bicicletta, viaggio. Insomma, io mi ricordo di aver fatto delle cose parlo di veramente quando ero bambina e ragazzina, perché poi non ci sono più andata, non è un posto che ho più frequentato, però quegli anni, degli anni 60, in cui appunto questa donna era nella sua giovinezza. Mi piaceva raccontare quelle pennellate di vacanze anche spensierate, di cose che si facevano anche con poco. Ora non era il caso di questi del libro, insomma, perché i miei personaggi del libro sono persone ricche che vivono hanno una villa anche nel quartiere a Roma Imperiale, nel posto più ricco di Forte dei Marmi, dove c'era la villa. Gli Agnelli, Moratti, no? Non mi ricordo, ma insomma era la zona delle ville. Ma la Versilia di quegli anni non era soltanto quella roba lì, era proprio anche una cosa di piccola e media borghesia che si spostava al mare con le macchine, quando si facevano le prime villeggiature con
mi ricordo una gente che partiva con le macchine cariche di cose sul tetto, no? Perché non esistevano mica i SUV, non è che uno caricava la macchina dietro, la macchina si caricava sopra. E poi c'erano queste transumanze verso il mare, dove la gente si portava di tutto, dalle lenzuola all'olio. Ecco, a me quell'immagine di quel. Non è l'immagine di questo libro, voglio dire, anzi, loro vi faccio vedere proprio il lato opposto. Però era un po' un omaggio anche a quel tipo di idea che avevo di quel luogo. E Montignoso è un paesino appunto sulle montagne, nelle Alpi, che sono tra Verso le l'altro Alpi un Apuane. posto. Le Alpi Apuane sono bellissime, proprio uno dei posti. Che è un posto unico se uno pensa a quel luogo, con quelle Alpi dietro, con quel montagnone dietro, dove ci sono le cave di marmo, dove ci sono le cave dove Michelangelo tirava fuori il marmo, sono rimaste più o meno uguali, e quei luoghi, almeno luoghi delle Apuane, e poi questa piana, piattissima, con questo mare sempre. Che è un mare quasi lattiginoso, un mare strano, insomma, quella Sicilia. Qualcuno lo definisce neanche mare, no? Perché in effetti è più un luogo dell'ideale che un luogo di mare. Quello che possiedi è il nuovo romanzo di Caterina Soffici, pubblicato da Feltrinelli, un romanzo dove troppa bellezza ammazza i luoghi e chi li abita. In questa straordinaria e bellissima Villa Grifo, vedendola davanti, vivendola dentro questa villa, forse quanto cambia lo sguardo fino a quando magari un giorno, chissà, quella villa si riuscirà a vedere solamente più da uno specchietto retrovisore. Prima di salutarci, Caterina Soffici, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? A me, Sì. guarda, in questi giorni sto rileggendo, perché mettevo a posto, io sono una grande rilettrice, perché dovendo lavorare, io faccio anche recensioni e leggo tanto per lavoro, quindi leggo tanti libri attuali, però quindi ho necessità ogni tanto di. Ma quelli sono libri che leggo per lavoro. E molte volte, ora io spero, molte volte uno li legge anche un po' così, no? Trovi delle belle cose, trovi delle cose che ogni tanto che devi leggere perché ti tocca. E quindi cioè, ho proprio questa necessità di tornare a leggere delle cose che mi piacciono proprio tanto, tanto, tanto. E proprio mettendo a posto uno scaffale, l'altro giorno ho ripreso in mano uno dei libri, che è un libro che riprendo in mano ogni 6 mesi in pratica, che sono Le piccole virtù di Natalia Aspesi, che è proprio per me uno dei miei libri da comodino, una delle cose che non era sul comodino, ma era nella libreria, ma insomma più o meno cambia poco, perché la trovo di Natalia, scusate, non ho detto Aspesi, ma ho detto Natalia Ginzburg. Gisburg. Sì, no, ma è stato un lapsus ovviamente. E per me la Ginzburg è una delle scrittrici, una scrittrice magnifica, la trovo, ma specialmente la trovo magnifica nelle piccole virtù, che sono questi piccoli racconti, queste piccole pennellate di vita, di impressioni, cioè io la trovo anche lessico familiare. Però a me piacciono tantissimo le scrittrici, anche un'altra mia grande passione è la Doris Lessing, perché sono scrittrici che raccontano senza raccontare, cioè ti mostrano le cose senza doverti spiegare. E quindi ti fanno queste pennellate, io proprio le chiamo pennellate perché proprio è questo. Tu leggi 10 frasi e hai già come già un dipinto davanti, tu vedi quello che stanno raccontando, senti addirittura gli odori, senti i profumi, vedi quello che c'è. Entri in quello che è il metalinguaggio della letteratura. Quindi per me è quello lì. Poi
proprio soprattutto parlando del posto delle parole, qual è il posto delle parole, dove tu riesci a entrare in contatto con un'altra persona che ha scritto quelle parole. E io credo che un bravo scrittore, e secondo me questi due nomi che ho citato sono proprio la massima summa di riuscire a portare le persone nel luogo dove loro hanno creato le loro opere, nel luogo che è un luogo metafisico, ovviamente, perché è un luogo che va al di là del testo, no? Ecco, questo secondo me è quello che deve fare un bravo scrittore e la letteratura vera. E invece se tu mi chiedevi un libro proprio di quelli che ho letto per lavoro ultimamente, che tra l'altro è appena uscito, ti cito un libro che ho molto amato e che è quello di Claudio Pierzanti, quel maledetto Vronsky, che non mi ricordo se è edito da Rizzoli, ma non mi ricordo, ma comunque e che è anche quello un libro molto poetico, Claudio molto Pierzanti è riflessivo. poeta, nasce come poeta. Appunto, quindi lui nasce come poeta, è stato anche un grande sceneggiatore, insomma, quindi ecco, quel libro lì, parlando invece di quelli che uno legge cose appena uscite, cose contemporanee, Però come legge. faccio ancora una domanda a proposito di Claudio Dimmelo. Pierzanti, no? Visto che Sì. sono fresco di lettura anche di questo libro, Ti è perché piaciuto? Ti è è piaciuto sempre una questo? gran bella lettura quella di Pierzanti, È con bello, vero, quel questo maledetto Vronsky. Pierzanti. Però pensandoci bene, Caterina Soffici, ma i due libri, quello che possiedi e quel maledetto Vronsky, sono legati da una fuga. Guarda, non ci avevo pensato, ma è vero. Nel Pierzanti scappa la moglie, Sì, a un Giulia. certo punto questa donna, anzi no, a un certo punto Giulia sparisce. E dici, ma perché? Sparisce e poi si scoprirà. E anche nel mio libro c'è una fuga. E tutte le due, e curiosamente, tutte e due le donne torneranno. Tutte e due. Guarda, mi stai facendo pensare te, non era una cosa che. Perché sono due storie talmente diverse che probabilmente non ho fatto neanche un'associazione mentale. Ma la cosa incredibile è che tutte e due le donne tornano e nel libro di Pierzanti il protagonista non chiede alla moglie perché era andata via, non gli chiede niente, non chiede spiegazioni. E lo stesso la figlia del mio libro non chiede alla madre perché era andata via. Perché probabilmente tutte e due, in tutti e due i casi, sanno che non avrebbero ottenuto una risposta, O comunque perché queste forse figlie avevano molte. mettiamo un dubbio nei nostri ascoltatori, No! o forse non hanno chiesto nulla perché intimamente hanno Già capito, sapevano? già sapevano. Non lo so, perché nel mio caso, secondo me, la figlia non è che capisce subito. Lei sa perfettamente che la madre non gliel'avrebbe detto e che la madre, infatti, la madre gli consegna una busta e gli dice tu aprila, non aprila, fai quello che vuoi. Io so certe cose che non ho voluto sapere della mia vita e le affido a te. E quindi quella un po' all'inizio io quando la mia madre fa questo gesto, pensavo che fosse un po' una vigliaccata, perché dico come tu non vuoi sapere e gli lasci questo peso a lei, no? E invece poi si scopre che invece è al contrario, è un atto d'amore che la madre fa. E quindi proprio questo gesto scardina un rapporto che era un rapporto che non funzionava, invece lì queste due donne trovano una connessione. Nel libro di Pierzanti, lui sa che la moglie non ha trovato un Vronsky con cui scappare, però un retropensiero secondo me ce l'ha. E poi una piccola vendetta forse gliela voleva fare, perché il fatto che non gli annaffia le rose, gli fa morire le amate rose in questo periodo che la moglie non c'è, non so, insomma, sono il bello della letteratura è proprio questo, ognuno
vede nei libri quello che ci vuole vedere, no? E poi c'è molto ci sono delle parti che devono rimanere non dette e che devono essere lasciate all'immaginazione del E lettore, questa è alla la storia cosa. che ogni lettore, la storia che ogni lettore ci vuole trovare. Io credo che sia nel mio che nel libro di Pier Santi, chiunque ci ritrova un pezzo di una storia, di qualcosa che è successo a se stesso, alla sua famiglia o a qualcuno che conosce, perché sono delle situazioni molto intime, sono delle situazioni molto particolari, perché noi abbiamo parlato sì, per adesso della villa, forse dei marmi e tutta questa vita, però la sostanza è che si indaga su quello che è il trauma, su quello che è l'animo umano e come certe vicende della vita influiscono sull'animo umano. Se non c'è questo, secondo me, nei libri non vale la pena leggerli, no? Dal mio punto di vista. Caterina Sofici, grazie, grazie davvero del tempo dedicato al posto delle parole con il nuovo romanzo, quello che possiedi. Buona giornata. Grazie tantissimo a voi di questa bella chiacchierata e buona giornata a tutti. A presto.